Gianfranco Miglio, Introduzione, pensiero e guida alla lettura, un bell'articolo di Guglielmo Piombini sulla rivista indipendentista Miglio Verde. Chi era Gianfranco Miglio? Preside dell'Università Cattolica di Milano e senatore della Repubblica Italiana, è stato uno dei massimi scienziati della politica del nostro paese. Grande tecnico delle istituzioni, gli studi di Miglio sono fondamentali per comprendere l'essenza e le origini delle idee di Stato e di federalismo. Secondo Gianfranco Miglio, oggi lo Stato è una creatura politica legata a una particolare fase storica, oggi in via di esaurimento. È sorto a seguito di un processo di forte concentrazione del potere e ha raggiunto la sua più completa realizzazione con i totalitarismi novecenteschi. Oggi siamo però entrati in una fase discendente della storia dello Stato moderno. Sono evidenti in ogni parte del mondo gli aspetti negativi della concezione unitaria sovrana e accentrata del potere. Gli stati unitari burocratici sono diventati macchine fiscali insaziabili, indebitate e fuori controllo. Consumano le ricchezze prodotte dalla società. Lo Stato accentrato tende ad accrescere sempre di più le sue prerogative, occupando tutti gli spazi della società, e ciò rende vano ogni tentativo di limitazione del potere statale. Miglio perde quindi ogni illusione sulla possibilità di migliorare la macchina statale e inizia a studiare sistemi politici alternativi, basati su logiche pattizie, contrattuali decentralizzate. Quei sistemi politici storicamente sconfitti dall'avanzata dello Stato moderno. Quali sono le città libere medievali, la Lega Anseatica, le province unite olandesi, i cantoni svizzeri? L'Europa era abbastanza ricca di queste realtà prima dell'era napoleonica, ma con le unificazioni degli anni 60 e 70 del XIX secolo in Italia, negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania, lo Stato nazionale moderno prende il sopravvento nel mondo. Oggi sopravvivono solo microstati come Liechtenstein o Principato di Monaco e la Confederazione Elvetica. Lo Stato moderno nasce dalla guerra in vista della guerra. Lo Stato è una micidiale macchina da combattimento grazie all'accresciuta capacità di ammassare armi, eserciti e risorse finanziarie con le imposte e la coscrizione obbligatoria. Il fine delle unificazioni nazionali è stato spesso quello di accrescere le dimensioni e la potenza militare dello Stato in vista di future guerre. Gli stati hanno infatti abbandonato l'isolazionismo per lanciarsi nelle conquiste coloniali e nell'interventismo delle due guerre mondiali. Oggi gli stati moderni hanno sostituito la guerra interna alla guerra esterna, rivolgendo i metodi militari ai ceti produttivi interni del paese. Negli attuali sistemi fiscali, le imposte sulle classi private e industriose hanno sostituito i tributi che un tempo venivano imposti alle popolazioni vinte in guerra. Non sono però cambiati i metodi autoritari e coercitivi che lo Stato usa per procurarsi le risorse. Spiega Miglio, si formano in questo modo all'interno di ogni Stato due gruppi sociali, sulla base della loro capacità di accedere a questa macchina da preda, pagatori di tasse e consumatori di tasse, sfruttati e sfruttatori. La formazione di immense sacche di parassitismo politico è un processo intrinseco alla logica del funzionamento dello Stato moderno. Tutti gli Stati attuali sono destinati al collasso economico e finanziario a causa dell'insostenibile carico fiscale necessario a coprire le spese e i debiti sempre crescenti. Occorre dunque cambiare il sistema, il paradigma, rifiutare la logica autoritaria dello Stato moderno e adottare un sistema basato sull'obbligo contrattuale invece che sull'obbligo politico. La risposta è il federalismo, cioè disaggregare in più parti una unità politica, per gestire e valorizzare al meglio le diversità, rispettare i diritti degli individui e delle comunità. Il neofederalismo di Miglio, fortemente antistatalista, assume una coloritura libertaria quasi anarcocapitalista, con la possibilità di secessione di minime unità territoriali, fino all'ipotesi estrema della secessione individuale. Nel suo saggio Disobbedienza civile, Miglio esorta alla disobbedienza fiscale e scrive che i popoli meglio ordinati sono quelli che si permettono ogni tanto di ribellarsi. Miglio ricevette una dura condanna del mondo politico, il silenzio dei media e una denuncia dal ministro della giustizia, che gli procurò un interrogatorio per istigazione alla disobbedienza civile e allo sciopero fiscale. L'approdo libertario di Miglio viene esposto nella maniera più completa nel libro Federalismo e secessione, un dialogo. Altre opere di Gianfranco Miglio, Padania Italia, L'asino di Buridano e altre opere che sono indicate qua, in questo elenco.